Bentornati su Metro Napoli Web TV. Proseguiamo la nostra serie di incontri con i rappresentanti delle istituzioni e delle categorie sociali sul futuro della città metropolitana e sul disegno di legge attualmente in discussione al Senato Del Rio, cosiddetto Del Rio. Disegno di legge che, come abbiamo più volte sottolineato, dovrebbe portare all'eliminazione delle attuali province, alla nascita delle città metropolitane e ad una ridefinizione del ruolo delle province nel nostro paese. Oggi abbiamo in studio Giampiero Tibaldi, che è coordinatore per la CISL regionale sull'area metropolitana e quindi si occupa per la categoria, per il sindacato nazionale CISL a livello locale di quello che sarà il futuro della città metropolitana. Ecco, partiamo da una prima domanda. Questa città metropolitana, da tanti anni in discussione, può essere un'occasione per una realtà come quella napoletana e per il territorio della provincia di Napoli? Da un punto di vista potenziale sicuramente sì, nel senso che il riordino, non quello previsto dal decreto, ma il riordino come idea di ruoli, compiti e funzioni di questo pezzo di territorio e quindi andare ad un'area metropolitana, ovviamente in Italia saranno 10, saranno 20, ma non tutte possono essere area metropolitana perché bisogna essere chiari rispetto ai parametri oggettivi. Può essere una grande opportunità perché c'è una dispersione di compiti e di funzioni che è allucinante. Quindi diciamo che dal punto di vista dell'opportunità ci siamo, ma questo disegno di legge in particolare, cioè il disegno di legge del Rio, rappresenta secondo lei lo strumento adatto a costruire quello che nella Costituzione è prevista? Diciamo che questo disegno di legge, così com'è, andrebbe migliorato parecchio. C'è anche una posizione nazionale, non sto qua a entrare nel merito, ma è una base di discussione probabilmente migliore della precedente, ma che sicuramente ha bisogno di ulteriori approfondimenti. E non riguarda solo la questione dei dipendenti delle province, per un pezzo, ma c'è proprio una questione di organizzazione del futuro delle province, in particolare delle aree metropolitane, in una visione che dovrebbe essere un po' più armonica o coerente, mettiamo così. Però, segretario, il disegno di legge del Rio è stato di fatti già approvato alla Camera. C'è solo un ramo che l'ha approvato, Adesso è in adesso c'è un discussione problema anche di al tempi. Senato. Devo dire la verità, noi abbiamo fatto tutta una serie di interviste. Fino ad oggi io, a parte una in particolare, non abbiamo ricevuto da nessuno consenso su questo provvedimento. Ma io mi domando, un'organizzazione sindacale importante che guarda ovviamente al territorio non solo dal punto di vista dei dipendenti, ma proprio dello sviluppo, del futuro, della struttura, perché non è intervenuta prima sulla richiesta di modifica di quel disegno di legge? La sensazione che noi abbiamo avuto, lo dico, è che quasi quasi tutti aspettavano che in fin dei conti non ce la facessero ad approvarlo. La questione, come sempre, in Italia siamo bravi a farci male da soli, parlo da italiano, non da dirigente sindacale. Allora, la questione sicuramente meritava un ulteriore approfondimento a livello nazionale. Mi risulta per la verità che i ragionamenti si stanno facendo su spinte varie, ovviamente, di associazioni, ma sicuramente anche della categoria degli enti locali unitariamente. Ma la questione più complessiva è che lei mi insegna il disegno del Rio, temporalmente lei lo deve inserire in un contesto del governo Letta in cui la discussione di questi mesi fondamentale e prioritaria è stata la manovra finanziaria e quindi che presupponeva tutte le attenzioni delle organizzazioni rispetto alle risorse, alla tassazione, alla lotta all'evasione, a una serie di questioni prioritarie per il Paese. Dentro queste questioni prioritarie, poi c'è un pezzo che riguarda il riordino delle autonomie locali. Quindi questo è il Certo. motivo per cui in questi, credo, 7 mesi, 6 mesi di nascita di questo governo, le priorità sono state altre. Mi rendo conto che discutendo di città metropolitana e di provincia di Napoli c'è un bisogno, c'è una emergenza che viene vista da questo punto di vista. Purtroppo c'è un contesto più generale che ha dato altre priorità. Ecco, allora Questa è una proprio, no, questo motivazione che per essere chiari e corretti, credo che sia ecco. chiarissimo. Ecco. E proprio su questo, quindi,
Potremmo avanzare, diciamo anche qui, discutendo quali dovrebbero essere gli elementi che invece il disegno di legge dovrebbe prendere in considerazione a partire dalle modalità di elezioni fino alla gestione del personale Allora, qui oggettivamente ci sono per tesi, la CISL, ovviamente. allora, qua, come dire, ci sono tesi profondamente diverse tra partiti, trasversali nei partiti, nel mondo dell'associazionismo, veramente c'è di tutto e c'è di più. Secondo me, noi quello che non ci possiamo permettere è un'operazione imposta dall'alto. Questo, come fatto proprio, di mancanza di democrazia e di partecipazione. Quindi, qualunque tipo di scelta si vada a fare debba presupporre il coinvolgimento dei cittadini e quindi un'elezione. Ora, io cittadino devo potermi esprimere su delle proposte. Non è che prima mi vengono imposte transitoriamente per un certo numero di anni e poi un minuto dopo forse vado a parlare di elezione. Quindi anche rispetto al sindaco della città metropolitana. Certamente, assolutamente. Quindi lei ribadisce l'opportunità di un'elezione diretta. Assolutamente. Noi siamo per un sistema di coinvolgimento dei cittadini in una formula diretta. Non a caso, su una serie di questioni, riteniamo che oggi in Italia alcune questioni, a partire dalla riforma, quella nazionale, su come si arriva in Parlamento, vada cambiata. Ma questo, ripeto, i tempi sono stretti, qui non possiamo andare oltre. I cittadini devono dire la loro, devono poter dire la loro. Soprattutto sul piano territoriale, qua non stiamo parlando di livello europeo, di livello nazionale, parliamo di livello locale, la parola deve passare al cittadino in un meccanismo chiaro. Un'ultima domanda, io l'ho già accennata prima, gliela ridico. Rispetto alla gestione del personale delle province, c'è molta apprensione, in alcune realtà ci stanno anche delle agitazioni, per la verità Anche devo qua si dire. sono fatti i pateracci, Ecco, si allora, stanno su affrontando questo, in quale maniera. sarà la posizione delle organizzazioni sindacali, No, in particolare della CISL? Ah, qual è perfetto. ufficiale? C'è una posizione delle confederazioni, ma soprattutto delle categorie sul piano nazionale molto precise, c'è un confronto aperto con il Ministero sull'argomento e quindi i nostri colleghi e i nostri iscritti devono stare tranquilli perché questo sindacato non permetterà delle cose storte per ciò che attiene ai dipendenti, quindi tutela del livello occupazionale e del salario. Base di discussione su Anche tutto il resto accessorio. del salario, tutto, non c'è proprio discussione. Quindi tutele a prescindere, fermo restando che poi c'è bisogno di ruoli, compiti e funzioni. E Questo quindi anche il rispetto delle professionalità. ci mancherebbe altro. Va bene, grazie.